quasi Natale, sono in compagnia di tutta la band del Bodeghero, quasi al completo. Qui abbiamo Nino Galdieri con il suo completo Prince of Welsh, Principe di Galles, che sfina, è vero Manuele, sfina? Confermo. Riccardo, sfina. Confermissimo. Sfina? Quindi sei sfinato. Un nostro amico che adesso sta combattendo a X Factor, Tony D'Alessio, con il gruppo... Si può fumare? No, sì, dopo, perché io... Sì. No, perché soffro di gola, ti prego, ti voglio bene. Di gola? Ma me la fumo io. E quindi sta combattendo l'Ape Escape a X Factor. Noi abbiamo fatto un'incursione, ti hanno visto tutti perché avevi un completo giallo, che sfina anche quello. Sfina? Sfina. Sfina? Sì, confermo. Sfina il giallo? C'era una nebbia. Sì. Non si vede. Sì, tu, c'è la nebbia, tu avevi il colbacco, non invece. Non si vede. Quando... Tu avevi un bel colbacco. È Milano, è sembrava Milano. Sembrava un agente del Kegebe. E da Milano ci hanno portato una letterina. Dove sta la lettera? Ma io voglio portare... No, tu devi portare la lettera nel piatto. Dove sta la lettera? Dov'è la lettera, per favore? Ci date la lettera? Ah, eccola qua. Per Nino Galdieri, eccola qui. Quindi questa è la famosa lettera dei saluti. Ah, eccola qua. Vogliamo leggerla? Cara madre! No, mica inizia così. Ah no, che sei? Letterito? Letterito? Ah, scusa. Mica è Natale in casa, scusa. Ti voglio bene. Scusate. Allora, per Nino Galdieri, tutta la banda Bodeghero, cari meravigliosi amici e bellissime donne della banda Bodeghero, vedervi giovedì scorso mi ha riempito il cuore di gioia. Eravate bellissimi, come sempre. Nino in giallo, Rick col pellicciotto in testa, Alex o Brussol e le quattro donne, Anna, Ale, Ana e Gabi. Scusa tanto, ma io non mi ha nominato? No, non ti ha nominato. Come non mi hai messo pure io? Che c'entra tu poi? No, io che? Ma io c'ero pure io. È ingratitudine, no, ma io c'ero. C'era. No. Mi hanno nominato. Manco a me, e io non c'ero, però non mi hanno nominato. No. Mi devi mettere sulla lista dei saluti. Tony, mi devi mettere sulla lista dei saluti. Ma tu veramente fai? No, io veramente faccio quello, mi devi mettere sulla lista dei saluti, perché sennò io veramente faccio. Facci una cosa, No, deve mettermi sulla lista dei saluti. A Milano, dove sta? A Milano, Simona Ventura. Voglio la lista dei saluti. Io odio contrastarmi con Daniele, perché poi si arriva all'impossibile. Tony, mettere un poco pure a Daniele Coppalis di saluti. Ma come faccio? Non c'è spazio. La settimana prossima la lista di saluti. Metti. Mo facciamo che l'hai messa. Sì, così lui è contento. Facevi ricordare le specie antiche. Scusa. Continua. Scusa, non l'avevo vista, ci stai pure tu. Sta scritto che il Signore faccia stare bene 100 anni pure a Daniel, però con qualche malattia. Ma come la malattia? Ma non è molto strano. No, come la malattia? Non è proprio... Ha detto Tony, vabbè, ma questo l'ho inventata. Non era proprio stile di Tony. Noi invece gli auguriamo ogni bene. Allora, quindi le donne, ok. Volevo saltarvi addosso, scusatemi, terza elementare, non voglio studiare, voglio imparare un mestiere. Molte assenze. Si comincia a fare il commesso della vita, poi si fa strada. Voglio otto da piccolo, leggeva, Ninu e Sotaro, ma non era per la luce che si consumava, è che il sonno della notte fa bene ai bambini. Allora, tornate a noi, volevo salutarvi. No, allora terza elementare, eccetera. Diciamo che la scuola era proprio chiusa. Carlo Magno. Mortificate. Allora siamo arrivati a saltarvi addosso. Volevo saltarvi addosso, ma il regolamento lo vieta. Puntini. Ormai il nostro sé ha contagiato tutti, anche la Simo. Simona Ventura, NDR. Ah, Simona Ventura. E Paola Folli. Che farebbe la trainer di tutti quanti. In studio tutti, o quasi, dicono sé. Vi mancate tantissimo. Un abbraccio, il vostro Tony. C'è un PS, lo facciamo leggere a Riccardo o ad Emanuele?
Ma penso a Riccardo. Riccardo? C'è un post scritto. C'è un PS. Vuoi leggere? Questo è molto stile Tony. Viva la... Viva la? C'è una parola che... viva la? Che finisce con sette punti esclamativi, sì, questa parola. Sì, ma viva la? La po, viva la? Pur... La che? La burchiacca! Diciamolo! Diciamolo! L'ha detto Tony, io sto solo... ambasciatore non porta pene. E con questo concludiamo. Grazie.